come ti chiami? Andrea De Carolis. Giulia Lacco. Sono Matteo Lullo. Mi chiamo Emanuela Damiani. Mi chiamo Francesco Improta. Matteo Guidotto. Laura Morabito. Lorenzo Spinelli. Che talk hai portato a questo CSS Day? Non ho portato nessun talk al CSS Day ed è stato meglio così. Ho partecipato a un panel, la scelta dei font fra developer e designer. Web Vitals, il web che si muove alla velocità della luce. Don't be right, be fit. Il CSS Custom Properties. Artificial Intelligence and Web, a scary hope. 10 principi di UI design che avete già incontrato senza saperlo. UI Framework Incompatibility. Cosa ne pensi di questa Digital Edition? È stata la più bella Digital Edition mai fatta. Penso che questa Digital Edition sia stata una figata. Mi sono piaciuti molto tutti quanti gli speaker, belli freschi, tante chicche. È stata fantastica e super accogliente, nonostante fosse in remote. Devo dire che anche questa Digital Edition è stata molto partecipata e coinvolgente. Cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto di più presentare, perché è stato molto divertente, perché gli speaker erano uno più interessante dell'altro. Gli intermezzi con i dibattiti che si sono sviluppati. La pausa pranzo è stato molto molto interessante, perché comunque avere la possibilità di confrontarsi con tante persone che fanno il tuo mestiere è molto molto bello, fa davvero molto community. La cosa che mi è piaciuta di più è stata sicuramente l'interazione tra le persone. Ed è stata un'edizione molto molto interessante e divertente. Il nuovo presentatore. Le camicie di Matteo Lullo. L'area caffè, cioè quella sezione della piattaforma in cui ognuno poteva partecipare attivamente. Cosa ti porti a casa? Beh, contenuti al top, relatori fantastici e video da riguardare con attenzione per poter utilizzare le varie tecniche consigliate. Il fatto che comunque ho esercizzato qualche mia paura, nel senso di espormi così tanto a livello tecnico con delle persone che ne sanno molto più di me, questa cosa qua mi ha fatto un po' superare l'uscio di casa. Tanti nuovi amici, vecchi e nuovi in realtà, e tante nuove conversazioni e spunti interessanti. La cosa che mi porto a casa è sicuramente l'atmosfera, le chiacchiere insieme in stanza caffè. Consiglieresti di partecipare al prossimo anno? Perché? Perché è un'ottima conferenza, perché se ti occupi di front-end, se scrivi CSS, ma anche quello che ci ruota intorno, è un'ottima occasione per crescere, migliorare, conoscere più persone, allargare sia le conoscenze. Consigliarlo per il prossimo anno? Beh, certamente, sperando che sia in presenza e magari in un'edizione mista, chissà. È sicuramente un'occasione per imparare da altri professionisti su un qualcosa che è una passione comune e quindi è un'occasione da non perdere. Io vorrei sicuramente partecipare, poi capiamo magari se riesco a inventarmi qualcosa ancora come speaker, non lo so. Secondo me, a mio avviso, uno degli eventi migliori organizzati in ambito front-end che ci sono in circolazione. Consiglio a tutti di partecipare al prossimo anno, perché il CSS Day è veramente una community che tende a migliorare gli altri. Consiglio a tutti di partecipare anche alla prossima edizione, perché è veramente un momento di confronto e di condivisione del nostro lavoro che facciamo tutti i giorni. Lo consiglio, even in digitale, merita assolutamente. Assolutamente sì. Assolutamente sì, consiglio di partecipare, perché quando si torna da questo tipo di eventi si ha sempre un bel po' di spunti, di idee, di punti di vista che sono sempre molto interessanti, sia per chi è alle prime armi, ma anche per chi è già esperto dell'argomento.